Il vero problema di questo album è uno. Ciao, sono Aldi for the Culture, bentornati nel mio canale. Lo so, sono passati mesi dal mio ultimo video qui su YouTube, ho spiegato le motivazioni, insomma, di questa piccola pausa. Le ridico in breve per chi se le fosse perse, vi lascio anche il minutaggio a cui inizia il video effettivo, così se non vi interessa potete tranquillamente skippare. Boh, qualche mese fa mi ero aperto un canale TikTok, avevo iniziato a caricare i primi video e avevo notato con estremo piacere che stavano andando bene, a tal punto che, insomma, ho iniziato a pensare, ma non è meglio che magari mi concentro su quel genere di contenuti? Ed effettivamente devo dire che poi il tempo mi ha dato ragione. Perché? Perché ho creato For The Culture, questo canale ora si chiama For The Culture, siamo passati da 7.000 iscritti a 27.000, quindi wow, grazie a tutti per i nuovi iscritti, e quindi secondo me la scelta è stata giusta. Allo stesso tempo, in questo periodo, già da un po' di settimane, ho iniziato ad avvertire, no, quel senso un po' di malinconia, ho detto ma perché non fare un video in vecchio stile. Ho approfittato dell'uscita dell'album di Sfera per parlarne in maniera un po' più dettagliata, anche perché in realtà ci ho già fatto un TikTok in cui dicevo quello che pensavo, però qui abbiamo uno spazio decisamente più grande. Comunque avevo intenzione di caricare video non so con quanta cadenza, onestamente, però magari qualche video prima o poi esce, vediamo come va questo. Comunque direi, il vero problema di questo album è uno, ed è proprio il suo titolo, per davvero due. Quando Sfera l'ha annunciato, l'intero pubblico si aspettava letteralmente un per davvero due, il che non è sbagliato come pensiero, però vedendo quello che è diventato Sfera, io personalmente avevo intuito che in realtà poi con il primo capitolo potesse centrare poco e niente, e così è. È un album di Sfera non qualunque, perché sarebbe sbagliato dire che in questo album non c'è nulla di per davvero, c'è qualcosa, ma effettivamente è troppo poco. In canzoni come Fragile ho sentito quella vibe, soprattutto nel modo che ha di rappare. Allo stesso tempo io trovo che questo progetto rispecchi in pieno quello che è diventato ad oggi Sfera e Basta. Non è più il ragazzo di Per Davvero, e per certi versi fare un Per Davvero 2, così come era il primo capitolo, sarebbe stato anche fare un passo indietro. Invece questo progetto è lo Sfera e Basta di oggi, un artista che ormai è europeo, non internazionale, ma comunque ha quella caratura d'artista importante. A me questo progetto poi, in totale onestà, non è che abbia fatto impazzire, lo reputo sicuramente migliore di Famoso, ma ciò non toglie che rimane il suo secondo peggior progetto, se poi pensi che gli altri sono Per Davvero, Sfera e Basta e Rockstar, tre album secondo me nettamente superiori. Però ci sono degli aspetti tutto sommato positivi, per esempio ha un concept, il che Famoso per esempio non aveva per niente, cioè nonostante non sia un concept album, sia chiaro, però c'è, no, quel volersi ispirare allo Sfera e Basta passato, ma in chiave di quello che sei oggi. E in questo secondo me Fragile è la canzone più riuscita dell'album. E proprio collegandomi a Fragile vorrei anche sottolineare i testi, perché per carità del Signore nessuno di noi credo che abbia mai ascoltato Sfera e Basta per i suoi testi, però finalmente si intravede, no, uno spessore leggermente diverso, no? Anche il modo in cui parla, no, della fama e di, diciamo, di tutto il successo che ha avuto, in quella chiave mezza e triste, mezza malinconica. Per quanto riguarda i feat, per esempio, tutto ok, ma non in senso positivo né negativo, nel senso che sono i soliti feat che ormai vengono inseriti nel 90% dei prodotti italiani e fanno tutti il loro lavoretto, ma non ecco, da questo punto di vista nulla è stato azzardato. Questa cosa non mi ha fatto impazzire, allo stesso tempo ok, prendiamoli per quello che sono. Tra le strofe che mi sono rimaste più in mente metterei sicuramente Baby e Simba, ma li metto per un semplice motivo, perché quando è stata annunciata la tracklist e sono apparsi tre feat, tutti hanno incominciato a dire no, perché no, ma non è possibile. Ragazzi, in realtà hanno fatto due strofe validissime e ripeto, secondo me sono stati tra i migliori. Poi vabbè, ovviamente Marrakesh in 15 piani ha fatto quello che doveva fare, per carità del Signore. Da Tony F mi aspettavo qualcosina in più, poi per il resto tutti hanno fatto il loro compitino, per carità. Quella che invece secondo me è una piccola nota dolente di questo progetto sono proprio le produzioni, perché per carità del Signore non è che parliamo di un album prodotto male, ma di un album prodotto nella maniera più sufficiente possibile, cioè sempre i soliti beat con i soliti suoni, e anche da questo punto di vista alla fine non è stato azzardato niente di che, e io questo lo posso accettare da il 70-80% dei rapper italiani, ma da uno che ha il nome di Sfera e Basta e che quindi può permettersi anche produzioni di un certo peso, io mi aspetto da quel punto di vista molto di più, mi aspetto un album prodotto da Cristo, e invece questo album è stato prodotto, ripeto, in maniera totalmente sufficiente. Come potete vedere questi video sono molto in freestyle e non è da me, perché io tendo a prepararmi tutto, però volevo farlo proprio in questa maniera per magari creare questo piccolo format settimanale in cui scegliamo un argomento e ne parliamo. Fatemi sapere nei commenti che
che cosa ve ne pare. Passiamo all'ultimo appunto che ho da fare su questo progetto, ed è una cosa che dico con molto dispiacere, perché ascoltare rap in Italia soprattutto, anche se anche in America quest'anno non è che sia uscita tantissima roba di qualità, è diventato quasi un rimanere sorpresi del fatto che un album non è così brutto come te lo aspettavi. Cioè non è più sentire una cosa e dire wow, quella merda spacca. Ora è un ah, va bene, pensavo facesse più schifo. E questa è una cosa di cui non si parla tanto, ma che mi rende un sacco triste, ragazzi. Perché io poi quando ripeto, penso a Sfera Ebbasta, a uno con la sua fama, con il suo pubblico, che essenzialmente a livello musicale può avere bene o male tutto quello che vuole, io mi aspetto da questi artisti che in un certo senso cerchino di educare il pubblico, cioè cerchino di mettere nell'orecchio quel qualcosa di diverso che non è uguale a tutta l'industria musicale, in questo caso italiana, ma ormai anche in America possiamo fare un discorso molto analogo, perché questa responsabilità secondo me spetta a loro, quella di in un certo senso cambiare, ecco, le regole dell'industria musicale, che ormai sono sempre le stesse e infatti ne sta risentendo a livello commerciale il rap, ma poi questo magari sarà un altro discorso. Non so come sarà uscito il video, non so se vi piacerà, ma questo a grandi linee è quello che penso di Per Davvero 2. È un album che è stato rovinato dal suo titolo, perché per il resto è un qualunque album di Sfera Ebbasta, meglio di famoso, ma niente di indimenticabile. Voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento se siete d'accordo su quello che ho detto o meno. Vi piacerebbe tornare a, non lo so, vedere più video come questo? Fatemelo sapere altrettanto nei commenti. A questo punto mi sono scordato che cosa si dovrebbe dire, tipo lasciate mi piace, condividete il video e che altro? Spero di farne altri, non so se neanche guarderete questo, però proverò a montarlo, vediamo che cosa ne esce fuori. Boh, alla prossima!